conservativi. Io non a caso ho intitolato la mia presentazione Mimmo Battista e la sua sostenibilità, perché, per rubarvi un sorriso, ma perché parliamo di un'azienda di un carissimo amico e di carissimi amici che sono cresciute insieme a noi e con le quali siamo cresciuti su tanti diversi livelli. Questo per dirvi che quando abbiamo iniziato il nostro rapporto di lavoro è partito con una litigata furibonda, Mimmo non c'è, ma se lo ricorderà sicuramente, c'era Giovanni che era l'innovatore della famiglia, che continua adesso, no? Quindi l'elemento assolutamente propulsivo dell'azienda, che aveva la necessità di fare qualcosa di diverso. Quindi azienda di stampo assolutamente familiare, tipica azienda italiana, soprattutto dell'area sud, quindi dove c'era una parte più storica, non dico anziana, sono in casa, ma una parte più storica che voleva conservare le vecchie tradizioni che portava avanti. Abbiamo sempre fatto così, classica frase di chi ha bisogno di contenere, abbiamo sempre fatto così e così faremo. E poi c'era dall'altra parte Giovanni invece che batteva i piedi, perché papà sì, però dobbiamo fare qualcosa di diverso, il mondo si sta evolvendo in una direzione diversa, hai voluto che studiassi, hai voluto che vedessi cose diverse, mi hai voluto trascinare necessariamente in una evoluzione che doveva portare la nostra azienda in una condizione diversa, adesso che te lo chiedo tu non vuoi. In quel momento passo io, arrivo e quindi Mimmo inizia a litigare con me, perché chiaramente era un elemento di sfonda tra quello che voleva fare Giovanni e quello che l'azienda in qualche modo avrebbe dovuto fare, però c'era una forte resistenza. Morale della favola, vi dico con estremo orgoglio che lui era preoccupatissimo. Io dovevo dargli l'impressione di non esserlo, ma io non ero più di lui, per due ragioni. Uno, perché cioè, un umore di 2 metri, quindi mi dava un ceffone e mi mandava a dormire. L'altro era perché stavo accogliendo, mi stavo assumendo il rischio di una nuova gestione di un'azienda che aveva bisogno invece poi di essere traghettata diversamente in uno scenario che non era assolutamente chiarissimo. Battista è stato uno dei nostri primi clienti in cloud in Italia ed è stato probabilmente uno dei 100 clienti, dei primi 100 clienti in cloud in Italia. Perché? Perché c'era un elemento che spingeva tanto e ci credeva, un elemento che in qualche modo doveva sostenere che sì, c'era da fare un cambiamento, ma doveva anche guardarsi bene intorno. È un elemento che era là a modo fusibile, per cui se funzionava stava là e continuava ad esserci, se andava male si bruciava ed era un casino. Li abbiamo portati in cloud e oggi sono ancora lì. Sono ancora lì con un incremento importantissimo delle loro tecnologie, con un incremento enorme delle loro performance, e ci siamo resi conto tutti, perché poi sono diventati il nostro case study per eccellenza, ma lo sono diventati loro, ovviamente c'è un rapporto oggi che è fortissimo, ma vi assicuro che non è stato per niente né facile né leggero, è stato economicamente impegnativo per loro, perché hanno dovuto spostarsi verso tecnologie diverse, hanno dovuto fare investimenti, ci hanno dovuto credere, anche quando sembrava che non girava tutto come doveva. Oggi sono un'azienda all'avanguardia, si possono permettere il lusso di svegliarsi la mattina e dire ok, da domani facciamo anche questo. Lo possono fare con estrema semplicità perché ci hanno creduto, perché sono stati innovatori, ma soprattutto perché hanno avuto la capacità di fare proprie le tecnologie, ma mettere a servizio di chi vendeva o raccontava le tecnologie la loro esperienza sul campo. Ricollegandomi a quello che diceva prima lo studio San Marco, noi abbiamo dai bilanci di sostenibilità delle indicazioni molto precise e abbiamo dei pillar importanti sui quali dobbiamo rimanere, ma c'è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare e che Massimo mi dice tutti i giorni, che è l'impresa a dover partecipare a quel bilancio, non è qualcosa che ci deve arrivare dall'alto, qualcuno ci deve imporre, e magari quel qualcuno è un consulente che magari nemmeno sa precisamente da dove siamo partiti, quanto abbiamo lottato per arrivare dove siamo, dove vogliamo andare, perché sono dei capisaldi generici che in qualche modo ci sono dettati per raggiungere degli standard. Ma il fatto che la mozzarella si debba fare con l'acqua, il latte e il caglio non vuol dire
che la metodica sia uguale per tutti. Vuol dire che noi la possiamo fare nostra, ma la possiamo anche migliorare. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che il welfare arriva da 0 a 1 e si ferma, o che solo perché ci deve essere una donna in più degli uomini va bene così. L'imprenditore non deve mai dimenticare che le regole del gioco continua a farle lui. Gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione sono degli strumenti che ci consentono di fare molti meno errori o di lavorare molto meglio. Ma sta a noi innovare, sta a noi avere la visione e l'indirizzo corretto da perseguire, e sta a noi la capacità di raccontarci correttamente agli istituti di credito, agli stakeholder, ai clienti, ai consulenti, per fare in modo che determinate filosofie che facciano parte o meno di un pilastro imposto siano correttamente digerite. Perché il miglior punto di incontro che possiamo avere parlando di sostenibilità è quello che deriverà dalla quotidianità, che deriverà dall'utilizzo normale di alcuni strumenti e di alcune metodiche che ormai sono diventati parte del nostro DNA. Fino a quando continueremo a vedere questi strumenti come strumenti, lo dobbiamo fare. Perché? Perché me l'ha detto il consulente. No! Non, il punto di accesso non può essere questo, è inaccettabile una cosa del genere. Lo dobbiamo fare perché vogliamo farlo o sentiamo di farlo. Se non è il momento, non lo dobbiamo fare, a meno che non ci sia imposto. Perché deve partire da noi. Avere delle persone, avere parità di genere, avere la capacità di poter aiutare i nostri dipendenti, i nostri colleghi, i nostri imprenditori, perché poi i tavoli sono sempre gli stessi. Il business lo si fa tutti quanti insieme, quindi o lo sposiamo insieme e riusciamo ad andare in un'unica direzione, o ci sarà sempre qualche cosa che non funziona. E quindi ci sarà sempre qualcuno che tendenzialmente dovrà aggirare l'ostacolo, fare qualcosa di diverso, trovare il modo per essere più bravo, più veloce, più economico di noi, per arrivare allo stesso risultato avendo in qualche modo barato. Non serve. Sinceramente, non serve. Siamo in un momento economico sicuramente complesso, veniamo fuori da un 2023 che è stato esplosivo, non abbiamo ancora capito bene cosa succederà nel 2024 e nel 2025, siamo convinti che stiamo dando dei layer diversi di lavoro alla nostra economia e sono altrettanto convinto che cambieranno ancora tante cose. L'importante è che il cambiamento parta da noi, che ci sia un'assunzione importante di queste regole e che in qualche modo siamo noi poi i fautori dell'inserimento delle nuove regole, perché determinate necessità le dobbiamo raccontare noi, le dobbiamo portare noi avanti, ed è grazie alle nostre proposte, alle nostre esigenze che poi determinate cose diventano regole, diventano leggi, diventano imposizioni. Se le continuiamo sempre solo a subire, non andremo da nessuna parte. Questo è poco ma è sicuro. Io oggi sono alla presidenza di 16 aziende, che sono tante, e fanno le cose più diverse. Quindi mi sono dovuto confrontare quotidianamente con l'esigenza di un hotel piuttosto che con l'azienda che fa fibra ottica, passando per una cantina e attraversando una web agency. Quindi mi confronto con le problematiche più diverse e con le esigenze più disparate di clienti e fornitori. In questo marasma di domande, richieste, dubbi, incrementi, necessità di incrementare i fatturati, di salire, di crescere, sicuramente lo strumento della sostenibilità è quello che ci aiuta di più, perché è una linea comune, trasversale, che prende tutti i settori, che può darci delle ottime indicazioni. E quindi iniziare anche solo a digerire quali potrebbero essere gli elementi innovativi o quali potrebbero essere le innovazioni che possiamo portare nella nostra azienda, a torto a ragione ci traghetterà verso una migliore visione della nostra azienda.
Poi magari lo faremo fra 2 anni, lo faremo fra 3 anni, ma nel frattempo abbiamo iniziato a digerire e a comprendere che ci sono degli elementi che ci migliorano e probabilmente a comprendere che ce ne sono alcuni che ci peggiorano, quindi in quella direzione è meglio non andare. Il dottore San Marco prima parlava di smart working. Io mi permetto, poi dopo mi picchierà sangue sicuramente, però mi permetto di fare una correzione allo smart working. Io dico che oggi noi siamo sul lavoro agile, perché lo smart working nella sua accezione più specifica vuol dire rendere smart il lavoro ovunque esso sia. Il lavoro agile invece è un valore aggiunto, è quel valore aggiunto che le aziende possono dare alle altre aziende consentendo il lavoro in maniera più morbida, più adeguata, più equa alla quotidianità della vita delle persone, che siano famiglie o meno, perché c'è un altro errore sul quale non dobbiamo inciampare. Si parla sempre di smart working per aiutare le famiglie. Signori, si dovrebbe parlare di lavoro agile per aiutare le persone, perché non è necessariamente la famiglia l'unico elemento da tutelare. Al centro resta sempre l'individuo in qualsiasi sua forma, perché se io sono single, e non è il mio caso, ma se io sono single e ho la necessità di avere maggiore morbidezza, di avere dei tempi migliori di lavoro, di avere degli strumenti migliori per poter lavorare, è sacrosanto che io questa cosa ce l'abbia. Se io sono una madre, avrò esigenze diverse ed è giusto che queste esigenze vengano disegnate, commisurate, costruite, cucite addosso all'esigenza della madre. Perché poi viviamo, noi facciamo quasi 300 dipendenti, viviamo la necessità più diversa di persone diverse a parità di tipologia di famiglia. Perché magari in uno c'è il padre che non lavora, nell'altra c'è la mamma che non lavora, nell'altra ci sono i nonni a casa, nell'altra ancora non c'è nessuno. Quindi rendere il lavoro agile non vuol dire dimenticarsi di avere un dipendente e dire vabbè, tanto gli straordinari non me li può giustificare, e le ore che deve fare nessuno gliele considera, nessuno gliele conta, e le cose che fanno le vediamo e poi vediamo quello che succede. Noi dobbiamo continuare a lavorare da imprenditori, e l'imprenditore nella sua correttezza deve inquadrare correttamente i propri collaboratori e fare in modo che siano soddisfatti, compatibili, in piena compliance con quella che è la quotidianità e le necessità aziendali, in un rapporto che sia duale ma molto legato. Io mi aspetto che un mio collaboratore lavori con me e non solo per me, perché probabilmente ad un certo punto della mia carriera non ho manco più la necessità che qualcuno lavori per me. Io ho bisogno di scaricarmi di un po' di cose, di responsabilità, di impegni, di cose da fare, quindi ho bisogno di qualcuno che lavori insieme a me per formare altre persone, per portare avanti altri progetti, per andare in una direzione che migliorerà ulteriormente il mio status. Quindi l'impegno di noi imprenditori deve essere quello di riuscire a capire chi abbiamo di fronte, che la nostra azienda sia fatta da 3 persone o da 30 o da 300, e quindi con tutto quello che vuol dire in termini di layer gestionali, di stazioni di comando, di piramidi inverse, matrici trasversali, quindi dei sistemi più complessi di gestione che possiamo avere delle nostre persone, l'imprenditore non deve mai perdere d'occhio quali sono le potenzialità della propria azienda, che non sono mai né i brevetti, né i soldi, né i finanziamenti, sono sempre i propri dipendenti. Perché se si arriva a determinati livelli, lo si fa solo ed esclusivamente grazie ai collaboratori che ci sono in azienda. Il finanziamento arriva, l'amico che ci dà una mano in banca arriva, il fornitore che ci dà credito arriva, l'asta che ci consente di comprare un locale arriva, ma il dipendente, il collaboratore, la persona che è l'unica che ti sta vicino durante tutta la tua carriera, che vive con te, che quotidianamente combatte con te sul mercato, è un valore preziosissimo ed è uno degli elementi di maggior tutela che le nostre aziende devono avere, e questo purtroppo molto spesso lo comprendiamo in ritardo. Magari presi come siamo, capita tantissime volte a me e a tanti altri colleghi di non renderci conto che stiamo focalizzando tutte le nostre energie verso
altre cose e non verso chi in realtà potrebbe darci una mano a rendere più leggera e quindi più sostenibile quella crescita e quella direzione. Il mio invito accorato, con lei ci siamo fatti delle litigate allucinanti in termini amministrativi quando eravamo padre, figliolo e spirito santo, e quindi annuisce perché non ci siamo ammazzati, però è assolutamente così. Vi assicuro che il nostro patrimonio è quello che abbiamo accanto ogni giorno. Cosa dovrà fare poi il nostro collaboratore? Mi sono un po' di più su questa parte perché io la ritengo estremamente interessante. Non deve fare il mercenario, perché poi l'imprenditore fa la parte sua. Però poi c'è anche da dire che per quanta formazione tu abbia voluto fare, per quanto mercato abbia voluto creare, per quanta stabilità tu abbia voluto dare, c'è sempre una fascia di persone che lavorano con te che in qualche modo o ti vogliono fare scappare, o si vendono al miglior offerente, o dopo essere stati lautamente pagati e formati vanno da qualche altra parte e ti smontano qualche pezzo. Questo ci fa riflettere sul fatto che è ovvio che poi tutto resta a noi. Noi possiamo essere bravi, bellissimi, applicare i migliori modelli che vogliamo, poi sarà sempre alle persone con cui lavoriamo e che con le quali portiamo avanti il business a darci manforte o crearci qualche problema nell'andamento delle aziende. Questa è la panoramica sulle nostre aziende. Io credo di aver toccato più o meno tutti i punti e credo in qualche modo di avervi dato il mio pensiero, che è un pensiero imprenditoriale, imprenditore nato localmente che si è spostato, e credo di avervi fornito quella che è l'esperienza più cruda, più forte che volevo trasmettere, e che è questa: la sostenibilità la facciamo noi, siamo noi a dover rendere sostenibili le nostre aziende e le nostre procedure. Se iniziamo a ragionarci, se iniziamo a farlo, sono certo al 100% che nel tempo avremo risultati importanti, ma questo toccherà a tutti. Abbiamo la fortuna di avere qui anche il sindaco di Adripalda, e gli enti pubblici sono assolutamente da trasportare velocemente in una sostenibilità trasversale, perché un pezzo del lavoro imprenditoriale passa sempre attraverso l'ente pubblico. E una trasformazione importante dei nostri enti locali, centrali e periferici è sicuramente nevralgica all'ottenimento di una reale, vera e tangibile trasformazione del tessuto lavorativo italiano. Con questo vi saluto, vi ringrazio per il tempo che avete dato.